Calabria. Napoli e non solo, come avete visto. Fatemi subito salutare, perché il nostro ospite questo pomeriggio, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, benvenuto e grazie davvero. Ci permetta, prefetto, come dicevo prima di andare là a Napoli sul lungomare, c'è la nostra Anna Maria Chiariello che ci racconta queste prime ore di lockdown dopo tante, tante, tante parole. Sì, questa per la verità è una città fantasma. In questo momento non c'è davvero nessuno, qualche macchina che gira, le ambulanze, nei pochi minuti che siamo qui sul lungomare ne abbiamo contate 3 davanti ai nostri occhi in pochi istanti, polizia, carabinieri, l'esercito che gira. Vedete, è completamente vuoto, questo è il lungomare e la cosa che rende ancora più spettrale, questa è la zona degli alberghi, gli famosi alberghi sul lungomare di Napoli che affaccia sul Castel dell'Ovo, sono tutti chiusi, chiusi addirittura con del legno davanti e non c'è nessuno. E se l'operatore, se Salvatore gentilmente si gira di là, ecco, vedete, quello è la zona dei bar, ristoranti, guardate, non c'è nessuno, quelli che vedete sono due esponenti della Polizia Municipale che stanno arrivando. Ed è un po' così in tutta la città. Quei legni sopra gli alberghi che ci riportano così un salto notevole, no? Alle città americane prima delle elezioni, ci fanno pensare però alla tensione che si respira, alla paura che possa capitare qualcosa. Sì, ci sono stati dei momenti di grande tensione, ovviamente ci sono stati purtroppo quelli che fanno di professione, quelli che soffiano sul fuoco, che sono entrati all'interno di proteste civili, per qualche verso anche legittime, di persone preoccupate. Qua c'è da registrare, per esempio, e lo vediamo molto anche sui social, tante proteste da parte, per esempio, dei commercianti, quelli dell'abbigliamento, che si sentono, come dire, tanti sono aperti, per tanti ci sono deroghe, perché noi siamo chiusi. Certo. E va detto che per la verità effettivamente si vedono un sacco, si sono visti un sacco di esercizi aperti, ma sono quelli appunto dei ritenuti di necessità. Il lungomare I è. bar, i ristoranti che sono aperti, scusami, sono quelli che fanno solo l'asporto. Il lungomare è spettrale. No, infatti lo vediamo Non l'ho con mai visto te così. ed è davvero impressionante. Ora non so quanto tu abbia comunque Sì, girato guarda. per ragioni di servizio. Il lungomare che è stato uno dei simboli anche delle critiche di questi giorni. Ci potrebbero essere, secondo te, quartieri dove la situazione è diversa? E poi diciamolo, insomma, i napoletani nel precedente lockdown si sono comportati benissimo. Qui nessuno sta facendo un processo alla città, né tantomeno ai suoi abitanti. Sinceramente, noi abbiamo attraversato praticamente quasi tutta la città per arrivare, perché abbiamo ancora la Galleria della Vittoria chiusa, quindi abbiamo fatto un lungo giro ed è tutto completamente vuoto. Per quello che riguarda un po' la folla sul lungomare, purtroppo la folla si è registrata in quasi tutte le città. È come se la Certo. parola obbligatoria rispetto a mascherina, distanziamento, Abbia non sia un'altra mai stata forza. seguita. Certo, abbia un'altra forza. Anna Purtroppo è Maria, così. grazie di queste cose e dell'immagine di Napoli che ci hai dato. Io vado subito a parlare col prefetto Valentini, che prima vi ho presentato, che torno a ringraziare. Prefetto, fa una certa impressione. Guardi, lo dico da milanese, una Milano che ha patito quello che ha patito a primavera e che in questo secondo lockdown appare completamente diversa, molto diversa. Questo deserto che abbiamo visto, insomma, forse in alcune zone sì. Però in generale in questa città non c'è. Quanto stanno, ecco, in questo senso, pagando comunque i napoletani anche di tutto quello che è successo? Io non entro chiaramente con lei in discorsi politici. So intanto che lei ha fatto un piano ben preciso ieri, un piano ben preciso per quanto riguarda la task force, il modo di muoversi per sorvegliare la città e anche ha fatto un richiamo importante chiedendo alle forze dell'ordine, a tutti quelli sono deputati a questo, di fornire continuamente informative su possibilità di proteste, su possibilità che ci siano personaggi infiltrati in queste proteste. Sì, buonasera. È vero, le immagini che abbiamo visto oggi, anche le informazioni che mi hanno restituito le forze dell'ordine in questa mattinata, mi fanno ritornare alla fase del primo lockdown, dove, come lei stessa ricordava, i cittadini napoletani
hanno assolutamente rispettato nella gran parte le regole che sono state poste dal governo. C'è un piano che è stato adottato per pianificare i controlli. Devo dire già da ieri questo piano era operativo in alcune specifiche zone della città. Naturalmente è vero, abbiamo visto dalle immagini che qualcuno si è fatto prendere un po' dalla sindrome dell'ultimo giorno di scuola. Tuttavia, chiaramente Napoli è una città molto grande, come si è verificato in altre aree metropolitane molto grandi, ovviamente non ci può essere un controllo assoluto. Il lungomare è stato molto controllato ieri, ma si tenga conto che il lungomare di Napoli è lungo 4 chilometri e quindi diciamo, siamo riusciti a contenere episodi che invece erano verificati nei fine settimana precedente. Siamo quindi fiduciosi adesso che le regole che sono state adottate potranno essere rispettate dai cittadini napoletani con senso di responsabilità e collaborazione, così come è stato nei mesi di marzo e aprile. Le proteste che abbiamo visto, torno al punto delle infiltrazioni, perché è chiaramente un nodo importante, no? La realtà del territorio, io lo voglio ancora dire una volta, questo non è un processo a Napoli, cito però il sindaco, no? De Magistris, che ha detto siamo seduti su una polveriera qua, no? Ha citato anche questa economia informale della città, che poi possiamo tradurre, insomma, lo sappiamo, sono dati questi, in lavoro nero, in difficoltà, e tutto questo, ritorno alle infiltrazioni, ci fa anche temere che Camorra e altre forme mafiose possano approfittare della situazione. Sì, questo è un tema molto serio che stiamo naturalmente approfondendo già da tempo in prefettura. È vero che il tessuto economico e sociale e produttivo, dal punto di vista proprio strutturale nell'area metropolitana di Napoli, è un tessuto fragile e vulnerabile. C'è da aggiungere che questa crisi da Covid ha in qualche modo moltiplicato questa fragilità, dividendo la società tra le persone che appunto sono passate da un reddito minimo ad un reddito zero, a chi invece sta resistendo un po' meglio alla crisi. Soprattutto questo discorso va visto anche nella prospettiva dei prossimi mesi, dove degli aspetti di criticità economica possono anche essere destinati a complicarsi. Naturalmente, quando una società si divide o quando vive una situazione di crisi, essendo già in una struttura vulnerabile, può essere sempre vittima degli interessi criminali. Si può in particolare creare una realtà in una città come Napoli dove si saltano crimine, estremismo politico, settori di marginalità sociale. Da questo punto di vista, gli atti di violenza che si sono verificati 3 settimane fa in quella manifestazione che tutti ricorderanno hanno Certo. rappresentato per noi un segnale veramente di allarme che non va sottovalutato. Per questo stiamo proprio lavorando per evitare che questo tipo di meccanismo si metta in atto di nuovo. Siamo abbastanza ottimisti perché da quel giorno sono svolte ogni giorno manifestazioni a Napoli e il dissenso e la protesta sono sempre state esercitate in forma non violenta e democratica. Questo bisogna fare, ma ovviamente la vigilanza su questo aspetto è molto alto perché un degenerare, una saldatura fra questi elementi che ho detto avrebbe anche una connotazione eversiva rispetto al nostro ordine democratico. Un ordine democratico per quanto riguarda la gioventù, che in questo momento paga anche l'assenza della scuola. Cito i giovani perché nel lavoro che lei ha fatto ieri, dedicandosi al lockdown che stava arrivando, se non sbaglio, ha sottolineato anche la massima attenzione al controllo di possibili armi in mano ai giovani. Sì, Napoli purtroppo ha questa, come dire, peculiarità di essere una delle città europee dove maggiormente si utilizzano le armi da fuoco nella commissione di reati e purtroppo spesso sono minori coinvolti. In
In questi ultimi 8 mesi abbiamo avuto 2 minori vittime di conflitti a fuoco durante delle rapine con le forze dell'ordine ed è questo un grave allarme per noi perché naturalmente i minori rappresentano anche il futuro di questa città. Ovviamente ci sono anche tanti Certo. minori e tanti giovani che studiano e Ma ci si mancherebbe preoccupano. altro, ma chiaro, certo. Però ovviamente noi siamo preoccupati di ridurre al minimo questa marginalità sociale che coinvolge i minori. Stiamo lavorando d'intesa con gli uffici competenti sulla dispersione scolastica e devo dire, dal mio punto di vista, spero veramente che le scuole possano quanto prima riaprire i battenti, superata Certo. questa parte, perché ovviamente non significano le scuole soltanto conoscenza, soltanto sapere, ma soprattutto socialità e rapporto con gli insegnanti. È certo. Marco Valentini, prefetto, davvero grazie, da parte nostra. Siamo Grazie a voi. tutti con Napoli e in bocca al lupo, insomma, poi più che mai siamo tutti su questa triste barca. Poi non c'è soltanto Napoli, citavo prima, no? Anche la Toscana, un'altra regione, ora noi siamo abituati a...